Giulia Pascucci. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Lunga la battuta della Pascucci, punto numero 9 del Galazzo Meniconi. Giulia Pascucci firma il punto della vittoria con l'identico punteggio di 21-14 in entrambi i set. La coppia Pascucci-Rongitti si aggiudica la prima edizione. Successo la presenza di ben 40 coppie iscritte a sfide decisamente appassionanti per la prima edizione del torneo di beach volley Città di Martinsicuro, inserita nel calendario del campionato italiano Serie B1, torneo che metteva in palio punti per l'accesso alla finale scudetto. Il torneo a carattere nazionale con la formula del tabellone vincenti perdenti è stato organizzato dall'associazione sportiva Beach Sport. Quattro i campi allestiti dall'organizzazione, quello centrale allo stabilimento UMA di Martinsicuro dove era stato realizzato anche un secondo impianto e due periferici a Villarosa, Polvere di Stelle e Sabbia d'Oro. Dices que éramos felices, todo ya pasó. Todo ya pasó. È stato un evento spettacolare, oltre le previsioni. Abbiamo avuto diversi iscritti, più del previsto, e sono state due giornate intense, e coronando il sogno, ecco, di cominciare ad avere un bellissimo torneo di livelli, diciamo, nazionali del beach volley qui nella nostra città di Martinsicuro. Siamo contenti, siamo felicissimi di questo evento e ringrazio tutte le associazioni e gli stabilimenti, la collaborazione di tutti quanti per la realizzazione di queste due giornate fantastiche. La BS Sport è stata da regia a questo evento e l'amministrazione partecipe e presente sul posto quotidianamente. La verdad, sigo sin tu mirada, Sofía.
Certo, non è semplice anche passare dalla sabbia, dall'indoor alla sabbia, però ci divertiamo molto a giocare. Questo è anche il primo torneo che facciamo insieme, uno dei primi della stagione, quindi non ci possiamo lamentare, però speriamo bene, insomma. Grazie anche alla struttura Piccion di Mastro che ci ha permesso queste due settimane di allenarci insieme e di divertirci molto. Molto bello, anche se è stato molto lontano. Siamo partiti con abbiamo fatto le qualifiche del campionato italiano a Vibione, che non sono andate molto bene, e siamo arrivati qua. E siamo arrivati qui con dei nostri amici. Abbiamo perso la prima partita e abbiamo risalito tutto il perdenti. È stato un po' lungo, soprattutto tante partite in più rispetto a rimanere nel vincente. Ci siamo arrivati. Arriviamo da tre tornei non tanto belli e quindi vediamo di riscattarci quest'oggi. Si sta anche alzando il vento, quindi bene così. Come organizzatore di questo primo evento nazionale posso dire che più soddisfatto, perché come diceva l'assessore Alessandro Casmirri è stato un evento a carattere nazionale, quindi coppie venute da tutta Italia, ragazzi sono stati molto contenti di essere stati ospitati in una cittadina che comunque si presta al turismo e quindi anche allo sport, questo connubio turismo-sport che cerchiamo di portare avanti. Noi come associazione Beach Sport, e l'amministrazione comunale come comune di Martinsicuro, e qui abbiamo il sindaco appunto che ci ha dato la possibilità di svolgere questo magnifico evento. Beh, l'amministrazione comunale è contenta, siamo contenti di questo primo evento che abbiamo ospitato. Per noi rappresenta un evento di rilevanza nazionale, lo sport come strumento anche di promozione turistica del territorio. Ci abbiamo puntato sin da subito, quindi ringrazio l'assessore Casmirri e tutti gli organizzatori per questa opportunità. Chiaramente per noi è l'inizio, vediamo che la gente è interessata ad eventi del genere, c'è molta partecipazione, sia quindi gli operatori turistici, sia tutti i cittadini che apprezzano molto eventi del genere all'inizio della stagione estiva, che ci auguriamo sia buona per tutti quanti. Quindi chiaramente un ringraziamento e soprattutto insomma cominceremo già a lavorare per l'anno prossimo. Squadra terza classificata nel campionato del torneo di Città di Martinsicuro, vale a dire Ilaria Fasano e Martina Gabellini. Premiare la seconda classificata della classifica femminile, invito il consigliere regionale della FIPAV Abruzzo, Roberto Esposito. A lui il compito di premiare la coppia seconda classificata, formata da Sonia Galazzo e Beatrice Meniconi. Per premiare la coppia vincente di questa prima edizione della Torneo Città di Martinsicuro del Beach Volley ci avvaliamo naturalmente della valenza dell'assessore allo sport del comune di Martinsicuro, Alessandro Casimirri. Bravo Alessandro! A lui il compito di premiare la coppia che ha vinto questo torneo di Città di Martinsicuro, vale a dire Giulia Pascucci e Carla Ronzetti.
Assessore Casimirri consegna alle atlete che hanno vinto sia il trofeo per le vincenti che un gadget offerto dal comune di Martinsicuro. Sempre per quanto riguarda il torneo femminile, si assegna anche il premio per la miglior giocatrice, un trofeo, un gagliardetto del comune di Martinsicuro, che viene consegnato dal sindaco di Martinsicuro, Massimo Bagnoni. E il premio come miglior giocatrice viene assegnato qui a Martinsicuro a Sonia Galazzo. Il podio femminile è questo della prima edizione del torneo di beach volley città di Martinsicuro. A lei il compito di premiare la coppia terza classificata nel torneo maschile, composta da Diego Fallace e Luca Pizzolon. Vai Diego! Vai Diego! La curva è per te! E ritagli di più Diego! E fissa il primo Diego! Terzi classificati dunque, Diego Fallace e Luca Pizzolon. Per premiare i secondi classificati a questa prima edizione del torneo città di Martinsicuro, siamo sul campo Emma Zarroli, presidente del consiglio comunale di Martinsicuro. E a lei il compito di premiare gli atleti secondi classificati, vale a dire Matteo Pizzichini e Francesco Terranova. Siamo quindi a premiare gli vincitori di questa prima edizione del torneo di beach volley città di Martinsicuro, e quindi invito sul terreno di gioco Stefano Zaccaretti della Beach Sport, responsabile della Beach Sport, che consegnerà oltre che al trofeo un gadget del comune di Martinsicuro. Vale a dire, i premiati di questo momento importante, i vincitori del torneo maschile città di Martinsicuro, sono Matteo Camozzi e Federico Geromin. Eccolo il podio maschile, terzi Diego Fallace e Luca Pizzolon, secondi Matteo Pizzichini, Francesco Terranova, primi Matteo Camozzi, Federico Geromin. Il podio maschile della prima edizione del torneo città di Martinsicuro. Cristian Di Berardino, responsabile eventi di Beach Sport, a lui il compito
di premiare con un trofeo il gagliardetto del comune di Martinsicuro, il miglior giocatore del torneo per quello che riguarda il campo maschile. Il miglior giocatore è stato eletto e giudicato Matteo Camozzi.